Traprino, alle scorie radioattive in provincia stamattina in piazza a manifestare studenti, sindaci e sindacati. Trasporti, aprile positiva all'aeroporto Vincenzo Flori, oltre 100.000 passeggeri in transito. Marsala, tre atti deliberativi approvati nell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Mazzara, elezione del consigliere comunale aggiunto, candidature entro il 22 maggio. Calcio in eccellenza domenica prossima, spareggio inutile tra Reggia retrocessa e Mazzara e Aspra. Benvenuti al TG Vallo, prima pagina. Lo avete sentito nei titoli, manifestazione a Trapani questa mattina per dire no al deposito di rifiuti radioattivi nel Trapanese. Sentiamo. Tanti ragazzi, tante ragazze, tanta gente che in tanti piccoli posti fa tanti passi, questo mondo lo può cambiare. Non siamo destinati per forza di cose a girarci dall'altra parte, a far finta di non vedere, senza se e senza ma, ancora oggi, soprattutto con i ragazzi della provincia di Trapani, perché io e gli altri sindaci abbiamo il dovere, nonostante tanti problemi delle nostre città, di consegnare questo territorio migliore di come l'abbiamo trovato. Sono loro, i giovani, i custodi, e debbono essere oggi i protagonisti del futuro che vogliamo. Questa massiccia presenza di studenti e di ragazze e di ragazzi qui, che non hanno marinato la scuola per andarsene per i fatti loro, sono venuti qui di proposito, dimostra che c'è attenzione su un tema delicato, importante. E dimostra anche che in maniera corale, senza chiederci da dove veniamo, ognuno di noi però condivide con gli altri una battaglia, un impegno comune. No ai rifiuti radioattivi e al deposito nazionale di rifiuti e scorie radioattive in provincia di Trapani. No per Calatafimi e no per Fugatore. Noi come organizzazioni sindacali CGL CISL e UIL ci sosteniamo questa battaglia che si sta facendo in questo territorio. Diciamo assolutamente no al deposito di scorie radioattive, perché questo territorio non ha bisogno di depositi, ma ha bisogno invece di investimenti che creino lavoro di qualità, sicuro, non precario, per tutti questi giovani che sono stamattina presenti e che stanno affollando questa piazza. Noi abbiamo bisogno di lavoro che sia sicuro, nel senso che quando la precarietà prevale i giovani vanno via, quindi non saranno sicuramente gli investimenti che stanno facendo per il deposito a dare nuove opportunità di lavoro, piuttosto allontaneranno e renderanno meno qualificante l'attività che si svolgerà in questo territorio e soprattutto renderanno meno sicura la vita dei cittadini. Oggi siamo qua per ribadire il nostro no al deposito di scorie radioattive nucleari nel nostro territorio, nello specifico quello di Fulgatore, e se gesta di non essere ricattati chiedendo posti di lavoro, ma di essere considerati nel nostro pensiero, nella nostra salute, perché si tratta del nostro territorio, un territorio che deve tutelare soprattutto i più giovani, perché sicuramente rappresentiamo il presente ma anche il futuro in cui vivremo. Controlli dei carabinieri di Partinico, scatta la denuncia per un 45enne. Sentiamo. I carabinieri di Partinico hanno denunciato un uomo di 45 anni, residente all'estero, con l'accusa di istigazione alla corruzione, guida sotto l'influenza di alcol. Nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale con l'utilizzo di un etilometro, i militari della sezione radiomobile insieme ai colleghi della stazione di Partinico hanno fermato il 45enne lungo una delle vie principali del centro. Invitato a sottoporsi all'alcol test, l'uomo avrebbe inizialmente rifiutato, offrendo ai militari 300 euro per evitare la verifica del tasso alcolemico, risultato oltre la norma. L'automobilista avrebbe nuovamente tentato di corrompere i carabinieri e avrebbe poggiato una banconota da 50 euro accanto all'etilometro. I militari, concluso il controllo, hanno denunciato l'uomo alla procura di Palermo.
Tanta paura, un lieto fine a Catania, dove un bambino di 7 anni si è allontanato dai propri genitori e è accaduto l'altro ieri. È stata la mamma del piccolo a contattare la centrale operativa dei carabinieri tramite il numero di emergenza 112, riferendo che il proprio bambino di 7 anni si era allontanato in un attimo di distrazione sua e del marito dall'interno di un ristorante. Sono scattate immediatamente le ricerche. Nel frattempo è giunta una telefonata al 112 che segnalava la presenza di un bambino spesato in alcune strade cittadine. Sul posto sono giunti i militari dell'arma che hanno rintracciato il piccolo, riabbracciato così dai genitori. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Verrà conferita sabato la cittadinanza onoraria deliberata al Consiglio Comunale delle Isole Pelagie alla bimba, la prima dopo 51 anni a nascere a Lampedusa, che è venuta alla luce il 31 luglio del 2021. Alla piccola Maria, 2 anni e mezzo, che adesso vive a Piana degli Albanesi con i genitori, verrà intitolato anche il nascente parco giochi creato in via Roma. Sarà presente per il Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione il viceprefetto Carmen Consentino. Maria è nata nell'ambulatorio del punto territoriale di emergenza. Rita Ivoriana, di 38 anni, già mamma di 2 gemelli, era nel gruppo di migranti salvati e sbarcati poco prima a Molo Favarolo. Il Consiglio Comunale di Marsala, nella seduta del 30 aprile scorso, ha approvato 3 atti deliberativi. Si tratta dell'aggiornamento del catasto dei percorsi dal fuoco al fine di individuare i terreni ricadenti del territorio cui applicare specifici vincoli ambientali e urbanistici previsti dalla vigente normativa antincendio, poi l'istituzione della giornata marsalese della memoria ed ancora l'approvazione del progetto esecutivo per l'acquisizione dell'immobile angolo via Itra e via Libertà per la sistemazione dell'incrocio. Numerose poi nel corso dei lavori le comunicazioni da parte di diversi consiglieri comunali. I lavori sono stati aggiornati alle prossime giornate del 7 e 14 maggio, le sedute convocate alle 16:30. Tornano a salire i numeri all'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani il servizio. Tornano a salire i numeri all'aeroporto di Trapani. Nel mese di aprile si sono registrati più di 110.000 passeggeri e 874 movimenti, più 180%, più 261% e più 281% è l'aumento percentuale dei passeggeri registrati ad aprile rispetto ai precedenti mesi di gennaio, febbraio e marzo. Leggermente in calo il traffico rispetto ad aprile 2023, solo un meno 9%, già messo in conto, considerato il minore numero di voli rispetto alla stagione estiva dello stesso anno, ha reso noto l'AIRGES, la società che gestisce lo scalo aeroportuale trapanese. Siamo soddisfatti di questo ottimo inizio di stagione che conferma la centralità del Vincenzo Florio nella mobilità da e per la Sicilia occidentale, ha commentato il presidente dell'AIRGES Salvatore Ombra. Abbiamo registrato dati che si distaccano di poco da quelli grandiosi del 2023 a cui contiamo di avvicinarci. Per il presidente Ombra i coefficienti di riempimento così alti sono un'attrattiva per le compagnie aeree che possono decidere di fare ulteriori investimenti sullo scalo trapanese.
Si è svolto domenica scorsa il secondo incontro di formazione del settore adulti dell'Azione Cattolica della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara. La formazione dal titolo Pienezza, seconda tappa del percorso formativo del gruppo adulti Vite a Contatto, è stata organizzata dal vicepresidente Salvatore Gianquinto. A condurre il momento di preghiera e spiritualità è stato Don Francesco Ingrande, neodiacono della Chiesa Mazzarese. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo, terza pagina. Pubblicato nell'albo pretorio online l'avviso pubblico per l'elezione del consigliere comunale straniero aggiunto a Mazara, che si terrà domenica 16 giugno dalle 7 alle 22. Per essere eletti occorre un'età superiore a 18 anni alla data della consultazione elettorale, essere residente a Mazara da almeno 4 anni consecutivi. Le singole richieste di candidature dovranno essere corredate da almeno 75 firme di sottoscrittori autenticate sui moduli predisposti dal servizio elettorale comunale, presentate dal 17 maggio e fino alle 12 del 22 maggio. Maria Santissima della Strada, festeggiamenti e convegno sulla donna a Giarre. Sentiamo. Si aprono quest'anno i festeggiamenti della Madonna della Strada con degli appuntamenti importanti per Giarre e tutto l'Interland. Giorno 4 avremo un evento culturale dedicato alla donna e proprio partendo dalla Vergine Maria. Infatti il titolo ci parla del canto del paradiso di Dante, «Donna sei tanto grande». Vivremo dei momenti salienti della festa, come l'apertura dei festeggiamenti, la svelata il venerdì, giorno 10 della Madonna, e poi la festa vera e propria il 12 e la festa esterna, che vedrà tanti e tante persone coinvolte. Sin da adesso vorrei ringraziare tutti per la partecipazione, anche la commissione dei festeggiamenti capitanata da Salvo Ferlito e tutti coloro che vorranno omaggiare la Vergine Santissima. Ecco, quest'anno la festa vuole assumere qualcosa di importante, ovvero riscoperta del santuario, non soltanto cittadino ma a livello diocesano. Infatti vedremo tanti pellegrinaggi che nel mese di maggio giungeranno qui nel nostro santuario. Maria è quella donna che accoglie a braccia aperte e che, così come viene rappresentata nel quadro antico e anche nella statua, ci dona il suo figlio Gesù, unica via da seguire. Allora viviamo questi festeggiamenti con uno spirito pieno di fede e soprattutto di devozione. Ed ora una nota di sport calcio, gara di spareggio per determinare l'ultima posizione in classifica nel girone A del campionato di eccellenza tra il Mazara e l'Aspra, arrivate entrambe con 20 punti al termine del girone di ritorno. Con lo spareggio sarà determinata la penultima e l'ultima del girone. La partita si giocherà domenica 5 maggio alle 16 sul campo neutro del comunale di Castellammare del Golfo. L'organizzazione della gara è affidata alla società Castellammare Calcio 94 e per la programmazione in onda sulla nostra emittente vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21.35 con lo Sport in TV. Grazie per averci seguito, arrivederci.